see the skyline on the right side. Mm-hmm. That is Volterra. That's the other medieval town. Vedi? Uscite fuori il sole, eh? Mm. Bicycle bar. Donna, ragazzi. Ah, sì, ti frega, eh? Uva di pennicciole, come le chiami te? Cosa? Quei funghi rossi. Ah, le rosselle? No. Le rosselle? Noi qui si chiamano le pennicciole. Le pennicciole? Sì. Quelle che le fai sulla griglia. Sì. Che sono buone sulla griglia. Lo sai, io sono uno dei pochi che non mangia funghi. No, non li mangi? Da noi è la consistenza, ah. Non è che ho visto buono il sapore. La senti, piace, sì. Sono mangiato in tutte le maniere, da hunters. Hunters. Yeah, I'm going to see huntings. Or mushrooms. Truffles? Truffles. They don't have the dog, you need the dogs, but the man with the basket we saw before was for search the mushrooms. So is it their land or just whoever, they don't want anybody's land? You need to have the license, and you have the permission of the owner of the, so if you have this you can get in, because you have the defense. But when it's like a puppy, so yeah. They... Interesting, yeah. So that's probably what this car is for. Yeah. So that's why we're seeing so many cars also. It's hunting season, right?
a San Vivaldo ci sono stato. No. Che c'è? Lì c'è un convento con le cappelline dei frati, con tutte le statue di terracotta, la ceramica. Bellino. Ci si mangia anche bene, c'è un ristorante. Li vendono? No, 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 c'è le cappelle di preghiera e sono decorate con tipo le statue di terracotta smaltate. E c'è la chiesina, c'è il convento che è chiuso ora, e lì nella piazzettina dove il convento della chiesa c'è un ristorante. E la gente ci va a pregare, ci va. Beh, il convento apre? Apre ogni tanto quando. Secondo le l'estate è più facile, tu lo trovi aperto perché ora cominciano le cose della domenica di Natale, sai? Allora sta aperto. Te stai a Grosseto città? Grosseto città, sì. No, sto a Istia, 3 km. Sarà 40 anni che ho metto piede a Grosseto. Davvero? Ah. La cittadina di campagna. Le volte che ci veniva, quando si veniva al mare da quelle parti là giù e poi si veniva a Grosseto, mi ci sono sempre trovato bene. Sì, sì. Cioè, come sensazione, no? Sì. Ma è una parigione di campagna. Sì, vabbè. Ci abbiamo qualche moto. Sì. Have some motorbikes. Harley. L'ho guidata due settimane fa. L'Harley, sì. Tour con un'agenzia in moto per vendere, per fare le prove dei tempi, sai? Sì. Allora. Cadere sale ci sopra. Sì, sono. Io poi farò la guida. Si chiama fare le prove. No, non è male a guidare. Beh, è molto scomoda. Non è come le moto che si intende noi. È un'altra cosa. È moto da passeggio. Sì, sì. Devi stare attento alle curve, ci devi pensare. Perché non è come il moto standard, diciamo. Vedi queste come sono? Queste sono diverse. Perfect road for the motorbikes lovers. Tanto un pezzo l'hanno già arrivato. Tutti i soldi che danno gli ISCI ai comuni, a Montaglione, no. E qui prendiamo l'olio e vino. Questa è la cosa della fattoria. Il comune di Montaglione. Qui è Montaglione, sì. The golf course is by the bottom. And that is the village. Deve riprendere? Ah, tranquillo.
la situazione del mondo, le disgrate, insomma, anche le vecchie, tutti i giorni sono dai meccanici. Sembrerebbe sia andata bene. Sì.